La piazza per antonomasia è il luogo di ritrovo di una comunità, del senso di appartenenza, ma non penalizza o respinge chi di quella comunità non fa parte ma viene da altre mete. Come non citare l'agorà di una Grecia che ci appartiene nel nostro passato remoto e nel nostro presente e futuro. Piazza San Giustino a Chieti dopo 3 anni è stata riconsegnata alla città. Ieri l'inaugurazione, vanto per i teatini, taglio del nastro a ogni varco della piazza. Il comune con la soprintendenza a mostrare la piazza ultimata, ma anche i reperti che saranno collocati a Palazzo Zambra. Tanti momenti, dalla musica dei solisti di Kiev al volo delle ginnaste, al coro Giacomo Puccini e infine l'accensione della piazza. Palpabile l'entusiasmo e la soddisfazione del sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Sì, una grande serata, una felicità enorme, attenuata solo dai noti problemi che in comune abbiamo, però è l'orgoglio come di colui che si è cimentato nella costruzione di un puzzle di difficoltà elevata e sta riuscendo a inserire l'ultimo tassello. Il mio orgoglio è anche questo, che sono certissimo e me ne prendo la responsabilità di fronte ai cittadini che questa opera, questa struttura non sarà l'ultima ma sarà solamente l'esordio e il primo di tante altre opere che la mia amministrazione cercherà di mettere a terra e quindi di realizzare prima della fine del nostro mandato. Io dico adesso basta, che Chieti faccia la Cenerentola, che Chieti venga relegata ad una posizione secondaria e questa piazza, sicuramente ridata ai cittadini come le agorà greche, sia solamente veramente il primo passo. La cattedrale, il tribunale e il comune, ora in sede provvisoria nei locali della Banca d'Italia, la cornice storica, i varchi accoglienti e l'assessore Stefano Rispoli che punta sui tesori nascosti e ritrovati durante i lavori. Sì, finalmente oggi sarà una grande festa, come hai detto, dopo 3 anni di lavoro, lavori intensi ma bellissimi ed importantissimi, sia per quanto riguarda il progetto che di fatto ci ha riconsegnato una piazza stupenda, ma soprattutto per tutto quello che c'è stato all'interno dei lavori, dove di fatto abbiamo ritrovato, grazie alla collaborazione della soprintendenza, un nuovo tesoro che sarà esposto e quindi la storia di Chieti si continuerà a raccontare all'interno di un locale con accordo della soprintendenza, dove continua la storia della piazza San Giustino e della città.